io francamente vorrei che ci fosse un Islam buono, vorrei che ci fosse un Islam di pace, vorrei che ci fosse un Islam moderato, purtroppo questo non lo vedo. E il problema di profonda incompatibilità della nostra società, dei principi della nostra società e della nostra civiltà occidentale rispetto al mondo islamico, non è un problema di natura religiosa. Nessuno di noi vuole una guerra religiosa tra cristiani e islamici, è un problema di natura giuridica, è un problema di natura laica. Il nostro è uno Stato laico, ma ha profonda vocazione cristiana e quindi va affrontato sotto quel punto di vista. Io avrei voluto che il ministro Alfano fosse qua presente per invitarlo a convocare immediatamente le comunità islamiche al Ministero per arrivare alla definizione delle intese previste nella nostra Costituzione. Oggi la cultura e le organizzazioni islamiche si sono sottratte, si sottraggono sistematicamente alla sottrazione alle intese con lo Stato italiano. È previsto l'articolo 8, la sottoscrizione delle intese significa accettare i principi, i valori, le regole, gli usi, i costumi, le tradizioni, l'identità, i valori che imperniano la nostra società. Le comunità islamiche sino ad oggi si sono sottratte e quindi finché non ci sarà la sottoscrizione delle intese con lo Stato italiano, nessun dialogo sarà possibile e nessun dialogo è ovviamente auspicabile. Ricordo che in Italia abbiamo qualcosa come 1000 moschee abusive, illegali, che sfuggono dal perimetro della legalità. 108 sono ritenute pericolose. Abbiamo 30 organizzazioni islamiche che sono ritenute profondamente pericolose e quindi queste devono essere smantellate, queste devono essere chiuse. Al ministro Alfano ricordo che in questo paese non vanno chiusi i commissariati di polizia, non vanno chiusi gli uffici di sicurezza, non vanno chiuse le 74 uffici della polizia postale, fondamentali e necessarie per contrastare il terrorismo via web, ma vanno chiuse quelle moschee che non sono luoghi di preghiera, che non sono luoghi di culto, ma che sono luoghi di odio, di radicamento, di proselitismo, che creano odio nei confronti della società e del mondo occidentale.